Tu sei uno di quelli che ha risposto allo stimolo di come facevo il grano da piccolo, perché anche tu avevi la bancarella. Sì, noi avevamo proprio messo la bancarella professionale, io e il mio compagno delle elementari. Professionale cosa vuol dire? Che aveva le gambe, Sì, avevamo preso i cavalletti, le plante, sì, eccetera. Avevamo svuotato le varie cantine nostre degli amici e siamo messi a vendere poi i ninnoli a 1000-2000 lire. Cosa vendevate? Oggettistica? Sì, quello che si trovava. Oggettistica, sì. Giocattoli rotti anche, queste cose qua. Sì. E tant'è che erano andati anche al comune di dove abitavamo, un piccolo paesino del Canavese, facendoci rilasciare anche una licenza ovviamente finta. Sì? infatti perché avevo letto nel messaggio sta roba della licenza, dicevo, madonna, volevate essere ipertassati fin da subito. No, ci eravamo presentati in comune dal sindaco, poi un piccolo paese di 300 anime, quindi sì, conosciamo tutti. E quasi per gioco ci hanno rilasciato un foglio con scritto comune, dove potevamo vendere. Vi ha dato la vostra marca da bollo, il vostro foglio con la coccardina, esatto. Negozio ufficiale di Ivrea, eccetera. Quali erano gli oggetti che andavano per la maggiore? Io, per esempio, ero fortissimo sui profumi, perché mia madre, lavorando in una profumeria, così mi portava i campioncini. Andavano tanto vasi vasetti di qualsiasi tipo, portafiori. E dove li trovavi? Li andavi a rubare nei giardini degli altri? Dove li trovavi i vasi da vendere? No, andavamo a svuotare le cantine degli nostri amici. Ma ti serve quello? No, lo prendo io, quello vendo. I tuoi non ti davano niente, perché poi spesso quando uno fa queste bancarelle vende le cose che i genitori scartano, no? Esatto, hanno sfruttato il momento per evitare di andare in discarica. Vediamo se qualcuno li porta a casa. Un'altra roba che noi avevamo in casa, a casa mia, i miei genitori, non so se era una specie di lotta tra di loro, però avevano attaccate alle pareti due, come si chiamano? Non erano librerie, erano delle mensoline. Sai quegli oggetti tutti a scompartimenti, potevano anche essere tutti quadratini, dove in ogni quadratino mettevi un oggetto. Ah, ma quelli per... Sì, quegli espositori di... Ecco, bravo, io poi crescendo avevo fatto la stessa cosa vedendo loro due, con le sorpresine... Penso che negli anni 80 chiunque ce l'abbia avuto in cameretta, quella cosa lì. Con le sorpresine degli ovetti Kinder. Ma loro due avevano questa specie di battaglia tra di loro. Mia madre con i campioncini di profumo, che poi io sono andato a venderli, e mio padre con le mini bottigliette di... quelle che trovi ancora adesso negli alberghi super alcolicini, mai aperte, però tutte piccole bottigliettine di tutti i vari super alcolici, che poi mio padre manco li beveva, però teneva tutta questa. Ma sono di collezione, quelli col tappo di alluminio di ferro era la collezione. Sì. E quelli di mia madre ho provato a venderli, quelli di mio padre li ho fatti cadere rompendoli tutti in un colpo, in un unico colpo. E anche le confezioni di sigarette, i pacchetti di sigarette da tutto il mondo collezionava mio padre. Io sono cresciuto in una famiglia di matti. Anche sì, tutti i pacchetti di sigarette da tutto il mondo. Non beveva e non fumava. Fumare ha smesso da giovane, aveva iniziato, poi aveva smesso da giovane, però no, non beveva e collezionava queste robe qua. Vabbè, insomma, poi sto pian piano scoprendo da dove deriva anche la mia pazzia. Dimitri, ti mandiamo un abbraccio. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao.